Namaste, benvenuta in questa lezione di prova di gravidanza insieme a me. Io sono Denise, sono la tua insegnante di yoga in gravidanza. Insieme oggi faremo una piccola lezione. Portati sul tuo tappetino in una posizione comoda e confortevole e tieni vicino a te anche dei cuscini che ti serviranno poi per l'ultimissima parte di rilassamento finale. Quando sei pronta, chiudi gli occhi. Porta le tue mani alla pancia. Fai qualche respiro lento e profondo. Ad ogni inspiro, senti nuova energia entrare nel corpo e ad ogni espiro, senti di poter lasciare andare. Inspira. La colonna vertebrale si allunga verso il cielo. Espira, il coccige si radica nella terra. Inspira qui. Espira qui. Ora, immagina come se le tue mani fossero dei pennelli colorati e lascia comparire davanti a te un colore. Immagina ora di dipingere l'intera pancia, muovendo le mani ovunque sulla pancia, lasciando che le mani possano massaggiare ogni angolo della pancia. E in questo movimento, così le mani vanno a colorare la pelle, il sacco, il liquido, l'utero, fino a giungere al corpo del piccolo ospite, della piccola ospite dentro la pancia, i suoi piedini, le sue manine e tutto il suo corpo. Soffermati ora, senti il calore delle tue mani a contatto con la pancia e con un profondo inspiro lascia risalire le braccia verso il cielo, intreccia le dita delle mani, palmi verso l'alto, lasciati aprire, inspira qui, espira, la mano sinistra scivola alla terra, inclina il busto verso destra, inspira e torna nel centro, entrambe le braccia al cielo, intreccia di nuovo le dita delle mani, inspira, lasciate aprire, espira, mano destra alla terra, inclina il busto verso destra, inspira qui, espira qui, inspira, torna, braccia al cielo, intreccia di nuovo le mani, inspira, apri il petto, espira, mani che scivolano alla terra, incurva la colonna, spingi indietro il peso del corpo, mento verso lo sterno, espira qui, inspira, in avanti il peso del corpo, inarca, guarda verso il cielo, espira, torna indietro, incurva, inspira in avanti, inarca, e nel prossimo espiro, tornando indietro, lascia srotolare la colonna, vertebra dopo vertebra, le mani si soffermano alle ginocchia, la colonna si allunga verso il cielo e il mento si mantiene allo sterno. Lascia ora oscillare il capo a destra e a sinistra. Lascia andare ogni tensione, senti il volto rilassarsi, abbandonarsi. Inspirando, una circonduzione del capo in senso orario e subito dopo una circonduzione del capo in senso antiorario e di nuovo un movimento in senso orario, un movimento in senso antiorario. Da qui, nel prossimo inspiro, lascia distendere la colonna al cielo. Espira, incurvando la colonna, mento allo sterno, inizia a creare delle grandi circonduzioni in senso antiorario.
Lasciati avvolgere dal movimento, lasciandolo fluire libero nel corpo. Ora nel prossimo inspiro, circondozioni in senso orario. Di nuovo, lascia che tutto avvenga e senti il movimento diffondersi anche nel grembo. Nell'intera colonna vertebrale. Lentamente nel prossimo inspiro torni nel centro. La colonna si allunga verso il cielo, gli occhi si chiudono un istante. Ascolti tutto il lavoro che il tuo corpo ha già svolto fino a qui. E quando ti senti pronta, se puoi con gli occhi chiusi, ti porti in quadrupedia. Lasciati oscillare un istante a destra e a sinistra. Quando te la senti, inizi a creare delle grandi circonduzioni in senso orario con tutto il busto. Distendi e fletti i gomiti, lasciando che possano assecondare il movimento del busto e dell'intero corpo. La testa è pesante, ti abbandoni un istante. E quando ti senti pronta, nel prossimo inspiro, circonduzioni in senso antiorario. Di nuovo, lasciati avvolgere dal movimento. Sentilo diffondersi nei fianchi, nella pancia, nella schiena. Per poi, con un profondo espiro, fermarti con la colonna curva e il mento allo sterno. Inspira in arca, guarda verso il cielo. Espira in curva, coccige verso la terra. Inspira in arca. Espira in curva. Punta i piedi dietro di te, scivola con le mani in direzione delle ginocchia. Inspira, solleva le ginocchia, lasciale aprire lateralmente. Poggia le mani alla terra, talloni sollevati. Inspira qui. Espira, un passo in avanti, ginocchia aperte quanto il bacino, in arca. Espira, torna indietro. Distendi la colonna. Inspira in avanti, in arca. Espira, torna indietro, distendi la colonna. Nel prossimo inspiro le mani scivolano in direzione dei piedi e con un profondo inspiro lascia sollevare i glutei verso il cielo. Apri i piedi oltre il tuo bacino, fletti le ginocchia e lascia che la testa possa essere pesante in direzione della terra. Inspira qui. Nel prossimo inspiro porti le mani alle ginocchia e lentamente ti lasci srotolare vertebra dopo vertebra. Le braccia si portano oltre il capo. Lascia distendere più che ti è possibile tutto il corpo. Espira, riporta le mani davanti a te, alla pancia. Qui ti porti in principio il tuo tappetino, le gambe aperte quanto il tuo bacino, poco oltre, le mani si mantengono alla pancia. Lascia ora oscillare il busto e il bacino a destra e a sinistra. Chiudi gli occhi. Senti i piedi radicarsi forti nella terra. Nel prossimo inspiro ti soffermi nel centro. Porta le braccia oltre il capo. Inspira in arca leggermente. Espira, fletti il busto, porta le mani alle ginocchia. Inspira, apri il petto, guarda davanti a te. Espira, lascia andare la testa pesante, fletti le ginocchia, porta le mani al tappetino. Indietro la gamba sinistra e poi la gamba destra, cane testa in giù. Lascia distendere più che ti è possibile l'intera colonna. Inspira qui, espira qui. Nel prossimo inspiro affondi in avanti con il piede destro, oltre la mano destra. Appoggi il tallone sinistro alla terra, porti la mano destra al ginocchio destro e con un profondo inspiro il braccio sinistro sale verso il cielo. Mantieni Virabhadrasana 1. Se puoi, porti anche la mano destra verso il cielo.
palmi delle mani che si incontrano. Inspira qui. Espira, distendi la gamba destra, porti il piede destro parallelo al sinistro. Ed espirando, apri il piede sinistro all'esterno. Fletti il ginocchio sinistro. Mantieni, apri il petto. Sguardo verso il cielo. Inspira, espira qui. Lentamente torni a distendere la gamba sinistra. Chiudi il piede sinistro parallelo al destro. Torni ad aprire il piede destro. Fletti di nuovo il ginocchio destro. Riporti la mano destra al ginocchio destro e la mano sinistra alla terra. Entrambe le mani ora scendono a terra e il piede sinistro raggiunge il destro. Lascia andare la testa pesante. Con un profondo inspiro le mani accarezzano le gambe e la colonna srotola vertebra dopo vertebra. Scivola con le mani alla pancia, accarezza la pancia. Ed inspirando le braccia salgono oltre il capo, palmi delle mani che si incontrano. In arca. Espira, torna. Le mani scivolano davanti al cuore. Gli occhi tornano a chiudersi qui. Fai un lento e profondo respiro qui. Dolcemente ora lascia scivolare la punta dei piedi verso l'esterno, i talloni aperti quanto le anche, mani alle cosce, scivola con le mani alle ginocchia e i glutei scendono in direzione della terra. Se i talloni sono appoggiati a terra, ti mantieni con le mani appoggiate alle ginocchia. Se i talloni sono sollevati dalla terra, le mani invece sono a terra. Scegli la tua posizione, un paio di respiri lenti e profondi. Piano piano lasci scivolare ora i glutei alla terra. Qui puoi portarti completamente sdraiata alla terra oppure sdraiata sul fianco sinistro. Porta tutti i cuscini che desideri attorno e sotto il corpo, che siano sotto le ginocchia, tra le gambe, sotto la nuca, come desideri. E trova la tua giusta posizione per lasciare andare ogni tensione. Chiudi gli occhi. Se ne senti il bisogno, copri pure il corpo con una coperta o spegni la luce. Tutto ciò che ti fa sentire a tuo agio. Lascia ora che il tuo corpo si possa abbandonare verso la terra. Respiro dopo respiro. Inspira ed espira. Rilassa completamente la mano destra e tutto il braccio destro. Rilassa completamente la mano sinistra e tutto il braccio sinistro. Rilassa il piede destro e l'intera gamba destra. Rilassa il piede sinistro, l'intera gamba sinistra. Tutto il corpo è rilassato alla terra. Puoi scegliere di mantenerti qui, oppure, se te la senti, lascialo risvegliare muovendo le dita delle mani, le dita dei piedi, lasciandoti riportare gentilmente, dolcemente, in una comoda posizione seduta. Le mani giungono ora davanti al tuo cuore, un palmo aderente all'altro. E porti un pensiero di gratitudine al tuo corpo e alle sue meravigliose trasformazioni quotidiane per accogliere una nuova vita. Un pensiero di gratitudine al piccolo, alla piccola all'interno della tua pancia che permette questo magico percorso. E un pensiero di luce e di amore a tutte le mamme del mondo.
Namaste. Grazie per aver condiviso con me questa pratica.